Allora, è la... Oddio, mi scappa il nome. È quella col carbonio di... It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. Buongiorno Andrea, mi hanno detto che sei comunque molto stanco, però devi sapere che le regole sono sempre le solite. Io qua ho una scatola, tra l'altro c'è una scritta che ti consiglio di leggere, te la lancio, non ho nessun oggetto a tua disposizione, ma dice quella scritta, leggila, te la lancio e poi mi devi raccontare di che scarpe si tratta. Aia! Cerca la scritta comunque. Iniziamo malissimo, aspetta che qua c'è il tuo nome, non si deve vedere, eccolo qua, trovato. Allora, fammi capire come posso aprirla. Andrea, questo è facile da aprire, mica tanto perché... Ah no, beh, forse di forza bruta la riuscirei ad aprire. Devo andare di forza bruta? Fai come vuoi, se dici che è facile da aprire non c'è bisogno di nessun oggetto. Questo te lo sei inventato te o hai già controllato? Non lo so, non ho proprio, non so nemmeno che cosa ci sia lì dentro. No, non ce la posso fare, Max. Comunque una scarpa è per me, una è per te. Vuoi che ti prenda un coltello? Hai le chiavi? Chiavi. Chiave del cancello di casa, pronti? Vai. Ma quante scarpe ci sono lì dentro? Ma se ce ne sono due sono leggerissime. Ma secondo me un paio per me e un paio per te. Ma se lo sai già, caro, non è che fai l'indovino, fai. Ah, e mi sa che te sai anche quali sono. Sono io che non so quali sono. Dai, più o meno ce l'ho fatta, guarda. Ma sono della stessa marca, non lo puoi sapere. Quindi cosa devo fare? Ahia, secondo me è Brooks, perché la scatola è blu. Tiro fuori una. Anzi no. Parti dall'altra, parti dall'altra, parti dall'altra, quella dopo. Oddio, questa scatola nera. Non mi viene in mente chi può essere. Comunque sembrano delle scarpe. Oh wow, chiodata. Chiodata. Tanta schiuma. Assolutamente, visto che devi andare alle Olimpiadi a vedere, potrebbe essere utile. Allora, però non sono le nuovissime Adidas, secondo me. Sono appena uscite, queste scarpe sono appena uscite. Allora, non solo quelle che stavo usando Crippa che ho usato per il 3000, perché quelle lì erano molto ciccio e molta schiuma in avampiede. Secondo me sono le Avanti queste. Sono le Avanti, ma quanto Sì. pesano? Becca. Beh, non ti chiedo che drop hanno perché lo sappiamo, le scarpe Ma hanno queste qua drop secondo me zero. sono 150 grammi. Secondo me hai ragione, secondo me hai ragione. Cosa ne pensi? Allora, mi sembra che queste qua le abbia usate Gambino ai 10.000 regionali. No, hanno la schiuma, il boost. Sono belle ammortizzate come un po' piace a me, sono scarpe da fondo. Quindi scarpe dai 1.500 in su. Sono una buona alternativa secondo me alle introvabili Dragonfly. Sono da provare, non alla pista di Garbagnate perché sicuramente ci infortuniamo lì. Ma secondo te a livello di numero, di calzata, le vorresti un attimo provare? Direi che le proviamo perché il problema della scarpa chiodata è sempre quello che sono da provare perché sono dei numeri un po' strani tante volte. Mi ricordo che avevo preso un 45 da New Balance ai tempi che mi stava giusto.
Tra l'altro, visto che hai sfoggiato delle scarpe della Lidl, l'avevi promesso e in effetti non so se le usi per correre. No, no, non le uso per correre. Qualcuno mi ha chiesto di testarle, ma per il mio bene mi sa che non le userò per correre, anzi, non faremo neanche il test. Ah. Allora, calzata ottima, un pochino abbondante in avampiede, ma è super fasciante sulla, come si dice, sulla, sul collo del piede, quindi secondo me la misura potrebbe andare bene. Qualcuno magari che vuole la scarpa ancora più stretta, mezzo numero più piccola, però siamo sempre lì, secondo me, se non volete le unghie nere, poi soprattutto su un 10.000, stesso numero, cos'è che è un 27 e mezzo? È per te, questo è proprio per te. Questo è per me, quindi 27 e mezzo, sì, a questo punto se dovete fare i 10.000, secondo me è la numerazione giusta. Me la farai provare comunque, non alla Garbagnate. Non a Garbagnate assolutamente, al Giuriati andremo a provarla che c'è la pista nuova. Va bene, apri la seconda scarpa. La seconda però è per me, questo te lo dico. Allora, vedo che è una Brooks. Anzi, l'avevo già vista, quindi decido io, cioè... Se me la vuoi dare, se non me la vuoi dare non c'è problema. Che sensazioni hai? Allora, è la... Oddio, mi scappa il nome. È quella col carbonio di Brooks. Abbiamo recensito qualche settimana fa le Hyperion Tempo, queste quindi sono le... 8 ore di camp diventa dura, sono le Hyperion Elite. Che avevi detto sì, le due, che avevi detto che non avremmo comprato, a questo punto basta, questa qua è l'ultima delle scarpe carboniose. Le abbiamo tutte adesso, poi ne escono sempre nuovi modelli però. Ne escono sempre nuovi modelli, per di più manca la Vaporfly Next Percent 2, che è praticamente identica alla prima. E quella dovremmo prenderla, Andrea, magari la prendiamo. Quella, la verità è che è praticamente la 1... per chi ha consumato la 1. Oddio, l'hanno fatta in colorazione olimpica, per di più uno guarda, se non te la voglio distruggere come avevo fatto con le Skechers, ma la vedo abbastanza stretta. Questa la vedi abbastanza stretta? Mm-mm. Il collo del piede fa fatichissima ad entrare. Ok, sì, no, per me sarebbe giustissima, io ci potrei fare un 5.000 con questa. Quindi no, stesso numero anche per lei. Cosa ne pensi di queste Elite 2? Allora, bella, tomaia particolare, sembra fatta in tela, tallone morbidissimo, questo da valutare in gara se è buono. La mescola è un pochino più morbida rispetto a quella di Adidas, ma più dura rispetto alle Vapor Next. Solito battistrada un po' minimal che stanno usando un po' tutti, quindi credo abbastanza scivoloso sul bagnato. Forse avevano fatto una bella cosa con le Alpha Fly, infatti forse è una delle poche scarpe che userei sul bagnato. E niente, direi una scarpa a metà tra la Dios Pro e la Vapor Next. Colore potevano fare un po' meglio per la tomaia. L'intersuola mi piace, che è bella azzarra, sembra leggera, sì, non lo so, è da provare, me la farei provare anche a me in pista una volta a Garbagnate, questa la possiamo provare in pista a Garbagnate. Direi proprio di sì, adesso non so quando ci vedremo, so che domenica, sabato, quando è che gareggi la prossima volta? Gareggio sabato pomeriggio al Lago di Resia. Cosa pensi di fare? Quanto è lunga questa gara? 15,3 km, l'ho già fatta forse 3 o 4 volte. Un anno sono arrivato secondo senza preparazione, speriamo di fare meglio dell'anno scorso, di 2 anni fa o 3 anni fa, adesso non mi ricordo neanche più quando sono andato. Comunque è bellissima gara, post gara con birra, polli, viuster e compagnia bella, è una gara super da fare, assolutamente. E quando è che ci vediamo? Settimana prossima a Garbagnate, hai detto. Poi a Garbagnate sì, mercoledì è festa del Belgio, quindi ci possiamo assolutamente vedere, magari lì facciamo qualche altro video, scriveteci qua sotto di che cosa vorreste che parlassimo e Andrea, grazie ancora, come al solito, ci vediamo alla prossima. A meno che vieni martedì facciamo pista e io provo queste qua in pista. E martedì verrei volentieri, se non ho... dipende dalla pianificazione lavorativa. Dai, non devi lavorare, devi smetterla di lavorare, secondo me. Va bene, grazie ancora e mi raccomando, qualche coffee. Esatto, qualche coffee sempre ben accetto.
Ciao a tutti. Ciao.